Ho deciso di aprire un nuovo mondo bellissimo e fantastico in singolo, perché ho pensato, visto che il mio canale ormai è in singolo, no? Perché non fare una vanilla solamente in singolo? E quindi ho deciso di iniziare questa vanilla insieme a voi, ma in singolo, dove costruiremo un sacco di belle cose e voi sarete quelli che mi diranno che cosa fare, di episodio in episodio, mi scriverete nei commenti e io dirò: ah, bello da fare questo, voglio provare a farlo e lo farò, che bello. Quindi scrivetemi un sacco di commenti e inizio a prendere già un po' di legno. Ok, questa è la crafting table. Comunque non so se terrò sempre le shaders, cioè nel senso non è che mi convincano molto le shader. Più che altro boh, mi danno fastidio, non so. A voi probabilmente non danno fastidio, non lo so, proverò a tenerle per un po' e vedere un po' come ce la caviamo, ecco. Preferisco comunque Minecraft normale, personalmente. Ditemi se le volete le shader oppure no, se le volete che io le tenga oppure no. Ecco, però tipo in queste situazioni dove non si vede un pifferino, non è che posso tenerle, no? Comunque qua molto bello, molto bello questo posto. Dobbiamo trovare il posto adatto per stabilirci, perché ovviamente in questa vanilla ci stabiliremo, cioè. Comunque ora dobbiamo andare a cercare subito una caverna, perché non è possibile, cioè. Ovviamente dobbiamo trovare una caverna per poi poter fare le cose, nel senso trovare i materiali. Voi cosa stavate pensando, scusate? No, perché ovviamente ognuno può pensare quello che vuole, cioè. Ok, vabbè, a parte mi parte, A volte mi parte lo sclero e dico cose senza senso, ma questo non ci deve interessare, perché adesso io troverò una caverna. Mannaggia, però dai, dammi sta caverna Minecraft, eccola. Vedi, e c'è un signor scheletro. No, allora, signor scheletro, lei vada a quel paese, grazie. Ma stai scherzando? Ma mi sta ammazzando. Addio, ciao. No, stai scherzando, se muoio già da adesso sono un imbecocco, un imbecocco cretino. Allora, devo parlare ad alta voce, però, mannaggia a me, anche quando mi uccidono. Non è che devo abbassare la voce. Piuttosto, sarebbe più normale alzarla, la voce, però. Allora, praticamente, cos'è che devo fare ora? Devo subitissimamente andare e... Ma sono... Cioè, sono stupido, per non dire qualcos'altro. Sono rimasto con mezzo cuore, ma come caspita ho fatto? Abbiamo appena iniziato questa vanilla, si prospetta una bellissima serie. Allora, maiale, mi spiace molto, non vorrei deluderla con questo atteggiamento molto antipatico che l'ha uccisa, però, sa, ho bisogno di cibo. Sto parlando con il maiale che è morto da 20 ore, praticamente, però. Vabbè. Ah, pecora! Pecora, signora pecora! Sa, ma lo sapete che io facendo video su YouTube mi sta andando via la voce? No, nel senso che praticamente, boh, a volte mi fa male la gola. Ma a voi che caspita interessa, scusate? A volte dico cose senza senso. Ho 3 di lana, quindi posso dormire la notte. Ora che ho un piccone in pietra, buh, posso buttare via questo in legno. Io ho sentito un qualcosa di strano, non vorrei dirvi, tunisiani. Forse siamo in pericolo di morte. Mayday. Cosa sto dicendo? Possiamo recuperare vita, finalmente. Forse non moriremo, forse. Cioè, manco fosse Minecraft super mega iper difficile. Avete presente quell'episodio che avevo fatto tanto tempo fa? Di... vabbè, tanto tempo fa, tipo una settimana fa, 2 settimane fa o 3 settimane fa. Vabbè, non ricordo esattamente. Però era praticamente Minecraft super difficile con le mod, era impossibile da fare. Cioè, veramente, cioè... Ok, questo spazio di questa caverna è nostro. Ho trovato anche il carbone, così almeno finalmente può esserci un po' di luce in questo video, E adesso direi di continuare con questa, diciamo, con questo procedimento qua, nel senso prendere il carbone, dopodiché continuare a fare, diciamo, la casa qua sotto per ora, ovviamente, perché poi dopo cos'è che facciamo? Faremo sicuramente una casa fuori, tunisiani, perché ovviamente non è che possiamo stare qua per sempre, per tutta la vita, cioè nel senso per ora siamo all'inizio, quindi questa è la nostra base, ma non è che staremo per sempre qua, quindi adesso, solo per adesso, sicuramente, e poi dopo cambieremo casa. Ok, perfetto, allora abbiamo preso del carbone, vedete è già notte, però io per fortuna posso iniziare a farmi qualcosa. Allora, io direi di chiudere questa caverna, di prendere un po' di pietra e chiudere questa caverna, però prima di tutto cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il letto, ok? Perché visto che si sta facendo notte, io non voglio far spawnare 30.000 mob, ok? 30.000 mob cattivi ostili che ci vogliono uccidere, no, vorrei semplicemente dormire e far passare la notte, ovviamente, tunisiani, perché non è possibile altrimenti continuare ad essere uccisi dagli scheletri. Cioè, per fortuna non sono mai stato ucciso, per ora.
Però potrebbe succedere. Spero che non succeda però. Adesso prendo un po' di pietra e chiudo questa parte e ci metto anche una porta, così diventa la nostra casa per ora. Ok, perfetto. Ora, visto che ho preso un po' di cobblestone, chiudo questa parte, no? Di mondo, sì, vabbè, di caverna. Poi dopo cos'è che faccio? Vado a prendere l'erba. Perché? Perché io, se vedete qua c'è il mare, no? E quindi ho pensato, come possiamo fare ad avere cibo? Per poter avere cibo possiamo utilizzare e sfruttare questa piantagione, no? Di grano. Prendendo appunto il grano da qua, da per terra. Quindi adesso lo prendo e poi lo pianto, diciamo, in prossimità qua del mare, perché qua praticamente c'è acqua infinita. O comunque devo vedere un attimo, magari si trova un laghetto piccolo. Ecco, tipo qua. Qua forse è meglio perché c'è più erba. Ok, forse, allora, qua facciamo la piantagione di grano. Adesso vediamo comunque. Ok, ho tolto tutta questa terra. Come vedete ho anche rimesso le shaders, perché queste shaders sono molto belle quando c'è l'acqua, per esempio. E allora adesso cos'è che possiamo fare? Vabbè, a parte mettere anche le torce, perché sicuramente per la notte serviranno le torce da mettere. Perché poi ovviamente magari ci sono mostri schifosi. Mi pare, allora non so se questa cosa è vera. Poi nel caso se mi sbaglio scrivetemi nei commenti. Però praticamente cioè, i semini dovrebbero crescere meglio se c'è una torcia, o comunque se c'è una fonte di luce vicino. Oddio, sapete che non so se... Ma è vera sta cosa, scusate tunisiani. Oh, che bello. Ora mettiamo tutti i semini. Perfetto, allora ho fatto la piantagione e ho ritolto la shader. Perché ovviamente, no? Cioè, non è che si può stare tutto il tempo con la shader. Anche perché, no, veramente, io non riesco a stare tutto il tempo con la shader perché mi esplodono gli occhi. Lo so, sono strano, sarò strano io, sono... Adesso ho la S tutta così. Ovviamente senza nulla... cioè, ovviamente... Perché ho i crampi al cervello, i crampi, ok. Dicevo, ovviamente se avete la S così non c'è nulla di male. Però se riesco a parlare, sapete, faccio YouTube. Ah! Mannaggia! Mi sto innervosendo con me stesso, ok? Cioè, immaginatevi cosa posso fare agli altri se io mi arrabbio con me stesso. Immaginate con gli altri come cosa succede. E diventa un casino, cioè, mamma mia. Vabbè, comunque, cerchiamo di mantenere la calma. Dunis, per favore. Adesso però esploriamo questa caverna. Non vedo niente di che. Però, vabbè, cioè, no, è molto bella. Ma che cosa me ne... Allora, perché le caverne di Minecraft sono fatte così? Allora, Mojang, che è la casa che ha fatto Minecraft, ti svegli a fare anche l'aggiornamento delle caverne? Oppure dobbiamo continuare a fare su e giù per le caverne, sempre le stesse identiche di sempre, eh? Poi c'è pure questa news che adesso la 1.17 sarà l'aggiornamento delle montagne. Ma aggiornami quello che serve di più, no? Aggiornami. Ok, anche le montagne sono molto belle. Cioè, eccoci, ma cosa ci fa lo scheletro in casa? Ma scusa, ma chi ti ha dato il permesso? Guarda, poi è pazzo, cioè è pazzo. Ma altro che Fortnite. Altro che giocatore di Fortnite, ma avete presente i giocatori di Fortnite come sono? Tutti pro player, no? Che non si sa come arrivano i tifu da tutti gli angoli e ti uccidono. Ecco, stessa cosa con gli scheletri di Minecraft. Come caspita fanno? Madonna, io veramente non so, vabbè, scioccato. Oh, sciocco basito, come dico sempre io, Allora, dopo il nervoso che mi fa venire questo scheletro e i giocatori di Fortnite pure... Dico, quelli bravi antipatici che ti ammazzano sempre, no? Io vera, brutti antipatici schifosi. Scherzo, se sei un giocatore bravo di Fortnite, scherzo, non te la prendere. Ovviamente sei bravo, complimenti, ma io faccio schifo a Fortnite, quindi mi arrabbio. Perché non si può giocare 2 secondi che arriva quello là che ti fa tutte le strutture così, no? Tutte così e ti uccide. Ma vai, vabbè, non parliamo di Fortnite perché stiamo giocando a Minecraft, punto. Oh, ma guarda te, scioccato. Vabbè, allora, dunisiani, dopo questa... cioè, io riesco ad arrabbiarmi pure senza i miei amici che mi fanno arrabbiare. Cioè, immaginatevi cosa posso fare ai miei amici quando mi fanno arrabbiare. Veramente un casino completo. È una cosa abbastanza brutta per i miei amici. Per me invece è molto bello. Allora, no, scherzo, ovviamente. Nessuno si offende perché sono miei amici, quindi giustamente.
Vabbè, comunque, Dunisiani, io direi che per questo video, primissimo video della Vanilla, in singolo, può essere tutto. Non so se l'altra la continuerò, dipende da come vorrete voi. Scrivetemi tutto nei commenti, mi raccomando. E se sei arrivato fino a questo punto del video, scrivi carta nei commenti. E secondo me potrebbe uscire una serie molto carina. Molto bella, molto magica, molto fantasmagorica. Però dovete scrivermela voi, perché se voi non la guardate, perché io posso vedere quanto la guardate, non sono stupido. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Questa cosa non la dico mai nei video, ma fate, iscrivetevi al canale, perché io ho visto una percentuale molto alta di persone che guarda i miei video, ma che non si iscrive. E questo è un po' brutto, perché poi, magari, immaginate che io faccio un video importante e poi non lo vedete, non è bello. Quindi ora non dico che dovete andare, avete presente dove c'è il pulsante iscriviti, cliccare e dopo c'è scritto iscritti e dopo c'è pure la campanellina. Però sarebbe bello, no? Cioè sarebbe una cosa sicuramente fantastica, felice e bella e luminosa, mamma mia, che bello. Quindi iscrivetevi, forza. Ringrazio già tutti quelli che lo faranno, e grazie anche a tutti quelli che si sono iscritti, perché sono i primi 4.000, le prime 4.000 persone di molte centinaia di migliaia. E io di questo ne sono sicuro. Non al 100%, perché ovviamente non è che posso sapere se arriverò ai centinaia di migliaia di iscritti, ma vedendo i risultati di adesso sicuramente li raggiungerò. E vi dicevo, io posso vedere tutto del video, posso vedere quanti minuti lo guardate, io lo posso vedere dal video. Quindi se vedo che lo guardate per poco questa serie, io non la porto, non la porto. Birbantelli, grazie comunque per aver guardato questo video, Dunisiani, e ci vediamo al prossimo. Ciao.